Cicloturisti e cicloturisti, buon salve, benvenuti pure, ben ritrovati sul mio canale. Siamo alla pump track di Lori. Lori è contento della mia apertura. Qua abbiamo dei youtuber, influencer, instagrammer. Avete sentito il suono? Si sente il suono? Sì, ho già capito cos'è. Allora, in questo video farò dire la loro su questa bici. Cioè, ditemi cosa ne pensate dopo 3500 km, quasi 4000. Allora, dimmi intanto dove sei arrivato a picco massimo. Sono partito da picco massimo di altezza 2004-2005 sul Gran San Bernardo. Grande. E poi vabbè, la Cisa, però non cagate. Cisa. Ok. Non di parolacce. Ok. No, non Cisa. Si dicono le parolacce. La Cisa. Partito da Parigi, arrivato a Calais. Da Calais tutta giù fino a Pavia, poi due settimane di break a Milano dove non ho sistemato la bici. Vabbè, non so, che è questo schifo? Quindi questo era il segno, questo era il segno per la sella, giustamente. Esatto, perché il biomeccanico mi ha fatto Madonna, la Madonna, il biomeccanico. Quindi con questa bicicletta hai fatto 2400? No, 3500. Vorrei già di cambiare l'olio al motore. Cosa ne pensi, Lori? Cosa c'è che non va? Gira. E già. Ma c'è qualcosa che devo trovare il punto. Ma aspetta, lo devo scoprire io o dovete scoprire voi? Beh no, anche Mirko e il biker. No, ma dimmi un po', dove l'hai avuto questo incidente qua che c'è stato più bello? No, è la. Che? È fatta apposta per scampanato. Ma qui perché è morsicato? No, sai qui perché è morsicato? Qua è caduta un po' di volta. Sì, perché adesso i gravellisti sono tutti sburoni, no? Sì, è un po' più scampanato. A parte che c'è anche più spazio per mettere la borsa qua. Perché se è dritta, come cazzo giusto, fai a cambiare? Giusto, quindi è un po' scampanato, si dice. Però, però tu pensavi fosse deformato? No, li ho visti in giro così. Però non riesco a capire qual è il vantaggio che puoi avere da. Però per utilizzo. Tutti questi chilometri che ha fatto, quello che c'è sopra era un po' pesante, non solo io. La bici. Dici che l'ha patita un po'. No, direi che ero resistita, quindi. Tanto però c'è questo rumorino che è la pinza, mi dicevi? Sì. Eccolo lì. Si potrebbe fare vai. Non so. Remix by DJ Lori Bart, molto bene. No, è la pinza da centrale, niente di grave. Però cioè, niente di grave questa cavolata qui. Dai. Cioè, è l'unica cosa che ti dico, è normale che non cambi alla velocità più bassa e a quella più alta. È caduta la bici? Sì. Forcellino storto. Ah, quindi ma per caso tu conosci, conosci qualcuno che fa dei forcellini? So di sì. Però no, dovrebbe essere forcellino. Quando tu cadi da questa parte, vedi che è già segnato, il cambio va verso l'interno e dopo non fa più fatica a salire sul primo rapporto. Però devi stare attento perché se ne metti l'ultima marcia ti può uscire. È successo, ecco, è successo. E quello è pericoloso perché puoi strozzare tutto. Spacca i raggi, spacca tutto. Tutto, quindi pericoloso. E lì viaggio finito. Potrebbe essere un'emozione, però. No, se preferisco viaggio. Però viene un cambio di scorta. O un forcellino di scorta. Potrei comprarlo online, sì. Magari su Mirko, non hai nient'altro da dire su questa bellezza. Veramente no, non ho più offese. Perché ne avrei veramente troppe, ma... Cioè già il nastro dici. Quello è stato proprio già l'apice, c'è il segno qua per la. Ma è per tenere il segno, perché quando l'ho dovuto. Lo devi fare ancora meglio, ma secondo me lo devi fare un modo migliore, più veloce e più carino. Con un seghetto. Con un seghetto facevo. Con un seghetto. Ma Mirko suggerisce con un seghetto di fare il segno qua. Faceva prima anziché il nastro. Ma sì, dai. Cosa potrebbe andare stando? No, quindi se ragazzi me la promuovete, devo solo lavarla un pochino magari. No, pensavo peggio, dai. Bello, guarda. La luce funziona qua. No, ma dai, io direi che anche le gomme sono. Questa è fatta apposta, No, questa è fatta apposta. Guarda questa luce. Perché fa verde? No, devi tenerla premuta. Ok, e funziona. Dopo questo posso dire che posso chiudere, no? È un po' sbrigato qua il sellino. Vabbè, ma ecco. È normale. Va bene ragazzi, quindi se i pro me la promuovono, direi che dopo 3500 devo solo fare un po' di cambiamenti. Non ho mai provato. Allora, siccome è una gravel, potresti provarla anche qui sulla terra. Vado a provare. È vero, no, vero, facciamo provare al biker. Vai biker. Vai biker. Attento, che te costi, non farti male. Ma non la bici. Il biker va. È un po' bobbo, il biker. È un po' gobbetto. Ma che taglia è questa? Questa è una 56, credo. Sì, una 56. Guarda che guida la bici. Sì, è una strana.
sono abituato a questa impugnatura così strana, così girata. Però, prime senti, impressioni? Quando la presa bassa, senti che sfido più bassa. Ho sentito, è tipo un 8 più altro, quando è sterrato, sì, in teoria ti agevola cambio, un po', perché... hai il cambio da regolatina. Sì, perché... Ma più che altro pensavo di cambiarlo perché è un po' troppo stradista, un po' da bici da corsa questo cambio. 50-34, cioè per fare le salite col 34. È giuro che c'hai il 34. 11-32. È bello da strada. Però ci ho fatto il Gran San Bernardo 48-36 su gravel. Però ho promosso, ci ho fatto il Gran San Bernardo con la bici carica, con i coccodrilli dell'aria. Va bene, video finito. Grazie a Lori che siamo qua. Com'è che si chiama il Bici Ranch? Inauguriamo il Bici Ranch. Grazie a Mirko, grazie al biker. E non seguite i miei consigli per quando viaggiate in bicicletta.